Certo, sicuramente quando Antonio mi ha detto che sarebbe venuto qui al camp per vedere appunto la situazione, non ho esitato un attimo a dire sì perché mi faceva piacere vedere Marco, vedere la location e poi risalutare tanti vecchi allenatori come Matteo, Giulio, Antonello. E quindi per me, come dici tu Marco, è anche un esempio, in quanto noi ci siamo anche allenati insieme ogni tanto d'estate, sono veramente contento ovviamente per il percorso che sta facendo, quindi mi faceva piacere salutarlo e dargli un grosso in bocca al lupo per queste Olimpiadi. Sì, sicuramente ho delle esperienze nei camp sin da piccolo. Mi ricordo ancora all'età di 7 anni più o meno che mi metteva a piangere perché non volevo rimanere a dormire da solo. Quindi sono tutte esperienze che a mio parere ti fanno crescere davvero tanto e soprattutto ti aiutano anche a livello tecnico e tattico perché incontri nuovi allenatori, nuove persone che comunque ti insegnano il modo, magari il loro modo di giocare a basket, a vedere comunque in una maniera diversa la pallacanestro. Quindi io quello che dico sempre ai bambini è di farli perché in primis poi ci si diverte tanto e fai nuove amicizie. Ma consiglio che ricordi non più di tanto, però quello che bisogna rubare a Marco, secondo me, è veramente la voglia che mette in campo e proprio il lavoro duro che ha in palestra e che ovviamente l'ha portato a questi livelli. Quindi sicuramente cerco di prendere il più possibile da lui, però so che c'è veramente tanto da lavorare. Sicuramente sì, però come dici tu, ci sono ogni tanto i bambini che si avvicinano, siete mancini uguali, però cerco di appunto non prenderla come una pressione, ma uno stimolo in più per cercare di arrivare al livello più alto possibile. E poi chissà, magari riuscire a intraprendere la strada che sta prendendo lui, però so benissimo che c'è tantissimo da lavorare, in palestra e quindi vediamo un po'. Allora, il primo anno ad Alessandria, è stato il mio primo effettivo anno fuori casa perché Cagliari comunque ero a 2 ore da casa ed è stato abbastanza complicato perché comunque nuova vita, nuovi compagni, però sicuramente è stato un buon punto d'inizio, che mi è servito tanto per crescere. Quest'anno a Montegranaro è stata una stagione veramente indimenticabile perché ho conosciuto in primis persone, con dei valori, sia dentro che fuori dal campo e poi delle persone che mi hanno fatto crescere veramente tanto e devo sempre dare una menzione particolare al coach che mi ha dato una grossa fiducia quest'anno nel campionato e quindi sono veramente soddisfatto. Allora, sicuramente come dici tu l'aspetto fisico è uno degli aspetti che dove devo lavorare di più. Poi quest'anno diciamo ho dovuto mettere in pratica le cose sul campo perché a partire da Cagliari non ho giocato tanto ma perché era un livello che ancora non mi apparteneva. L'anno ad Alessandria per una serie di sfortune, Covid, non ho giocato tanto e quindi quest'anno mi sono trovato a giocare un campionato nazionale, comunque a un buonissimo livello e dover mettere in pratica le cose che magari allenavo durante l'estate. Quindi sinceramente devo lavorare ancora tanto dal punto di vista tecnico, non sto ad elencare tutto perché ovviamente devo lavorare su tutto, però l'aspetto più importante è il fisico ovviamente perché essendo piccolino in confronto agli altri devo cercare di essere sicuramente un po' più rapido e reggere i contatti. Certo, sicuramente anche la testa è un elemento fondamentale, più che altro devi sempre farti trovare pronto perché anche se può essere anche il terzo quarto e tu magari nei primi 2 quarti non sei entrato, però sicuramente quando l'allenatore ti chiama in causa devi essere sempre pronto e dare il tuo contributo, che sia difensivo che sia offensivo, dipende da quello che ovviamente ti chiede lui. Ma sicuramente questa domanda non ti dico che non è prematura perché comunque ho già preso una decisione per il mio prossimo anno ed è quello di rimanere un altro anno in Serie B in una squadra con ambizioni. Il passo in A2, parlando ovviamente con un po' il mio agente, la persona che mi segue, ha detto che era abbastanza presto, nonostante magari ci siano state qualche richieste, però appunto sono felice di intraprendere questo nuovo percorso e speriamo vada bene come quest'anno.